breve spazio cercheremo di capire che cosa caratterizza la salute delle persone e cosa la prevenzione può fare per la salute delle persone. Perché prevenzione e salute sono due termini tra loro che hanno molto in comune, in quanto sono entrambi astratti e impalpabili. La prevenzione sostanzialmente significa prima dell'evento, cioè fare in modo che un evento non accada. Di solito l'evento che si vuole evitare è una patologia, una malattia, per cui la vaccinazione contro quella malattia è un argomento che non fa venire fuori la malattia e quindi la previene sostanzialmente. La salute è una cosa diversa, è uno stato di benessere psichico-fisico di cui spesso noi non siamo consapevoli. Ce ne rendiamo conto che stiamo perdendo la salute nel momento che abbiamo un problema di salute, una malattia, che ci fa rendere conto e apprezzare come stavamo prima. L'obiettivo nostro di questa, diciamo, iniziativa che stiamo portando avanti è quella invece di anticipare le conoscenze del cittadino e fargli comprendere che la propria salute è un valore prima ancora che cominci a perderla e quindi devi fare in modo di mantenere il tuo stato di salute e conoscere le strategie che ti consentono di raggiungere questo obiettivo, sia nel benessere più ampio psicofisico, poi anche nel caso che si possano creare delle condizioni morbose, prevalentemente nell'area della cronicità, mettere le persone in condizioni di convivere e di gestire al meglio le proprie condizioni a fine di essere sempre al massimo livello possibile della propria performance psicofisica.